Allora, salve a tutti ragazzi, vi auguro una buona serata a voi e ai vostri amici conigli, roditori. Mi auguro che abbiate passato dei bellissimi giorni in questa settimana e che vi siate divertiti e che abbiate seguito i miei consigli sugli altri video che ho fatto. Allora, stasera volevo mostrarvi come ho fatto delle modifiche alla Topolino Paco. Ora vi faccio vedere. Allora, vi ricordate che prima il beverino e la ruota stavano qua? Perché prima c'era pure questo contenitore con queste due tavole di legno. L'ho messo, il beverino l'ho messo qua e la ruota là. E ci ho messo quello di piano con questa scaletta e questo tubo che farà scivolare poi con un altro tubo, se lo vedete, questo qua che indico col dito. E raga, che vi voglio dire? Ho fatto delle bellissime modifiche, ci ho messo pure questa casetta di cartone, ho messo dei tubi e ci sono, allora, innanzitutto in una di queste due casette, mi sembra questa, ci sono due aperture. Però, come posso dire, l'ho fatta in modo che possa entrare e circolare l'aria. E allora, poi qua ci ho messo pure questo tubo, per non far cadere il beverino, perché questo non regge molto, forse sicuramente poi è rotto e lo devo comprare un beverino nuovo. E poi ci sono le due ciotole che vi ho mostrato nel video in cui vi ho mostrato che era arrivata da Topolino Paco. E vabbè raga, vi ho mostrato come ho alterato la Topolino Paco i grandi cambiamenti e vabbè. Allora, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, soprattutto condividete e soprattutto lasciate un like alla mia pagina Facebook uguale al nome del canale Mondo dei Conigli e del Video Disney, d'accordo? Vabbè, ciao a tutti e al prossimo video.